Shishishishi a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video sempre qui su Niho. E allora, cosa ho fatto? Ho ripristinato il potere del mio spirito guardiano. Come vedete adesso lo squaletto è lì che luccica. E mi sono equipaggiato con armature e accessori che mi donassero una maggiore resistenza al fulmine. Per cui non indugiamo oltre e proviamo ad affrontare il maledetto boss, chimera, cagnaccio, terrificante, insomma, mostro. E cerchiamo di ucciderlo. Ok, a noi due. Ok, spara i suoi fulminazzi, va bene. 1, 2, 3, 4, dovrebbe aver finito. No. Quanti sono in tutto? Raggio. Ah, partiamo male. Vabbè, c'ho 8 elisir, fortunatamente. Ho fatto scorta. Ok, ora che è giù, sarà un buon momento. Peccato che abbia sprecato completamente l'occasione. Ok. Ok. Attenzione. Raggio, perfetto. Ok. Non sfrutta l'elettricità quando è così danneggiato. Via. Buona sapersi. Ok. Sotto. Allora, proviamo a utilizzare un pochettino l'ascia. Via, 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 via. Ok. Di nuovo i suoi fulmini. E ora il raggio, vero? No, ancora fulmini. Ok. Va bene, non perdiamo il sangue freddo. Ora sì che fa il raggio, bastardo. Via. Questo è un buon momento. Ok, ha scoperto. Bella. Questo giro gli abbiamo levato tanto. E forse è il momento di infierire. Vai sotto, 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 sotto. Cavolo. Vai, vai, vai. Dai ragazzi, che se ce la faccio alla prima. Incredibile. Ok, abbiamo finito tutto quello che avevo. Cazzo. Cioè, non è che se ce la faccio alla prima. Nello scorso video sono morto un sacco, ma adesso è la prima volta che riaccendo il gioco dopo un giorno intero. Ok. Ok. Vai, 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 vai. Via, via. Senza troppa avidità, senza troppa avidità. Bevi, bevi. No. Bevi, bevi, bevi. Bevi. Cazzo, cazzo. Bevi, ti prego. Ok. Via. Madonna, quanto è forte, ragazzi. Ok. Via, via. Mi faccio un altro elisir e mi baffo l'arma. Ora mai più. Ok. Sotto di nuovo. Bah, sei morto. Sei morto. Sei morto, maledetto te. Ho ricevuto anche il titolo utilizzatore dell'acqua. Muori, muori. E vai, ragazzi. Grande, grande. Partiamo benissimo. Partiamo benissimo. Wow, wow. Ok. Benone, benone. Ho detto alla prima perché, ragazzi, ho riacceso Nio dopo un giorno e mezzo, due giorni che quasi non ci giocavo e sinceramente non ero convinto di batterlo. Infatti se mi avete sentito un po' fiacco nell'intro era perché avevo già messo in conto di essere sconfitto e di dover riregistrare. Invece è andato tutto bene, incredibile, incredibile. E ora cos'è questo portale? Hai respinto il mio famiglio. Ok, abbiamo appena affrontato uno spirito guardiano allora. Il famiglio di qualcuno. A meno che forse famiglia e spirito guardiano sono due cose diverse. Sì, sì, io ho dato per scontato che fossero la stessa cosa, però non credo che sia così. Bene ragazzi, dai, sono contento, davvero, non ci speravo. Devo avere un po' più di fiducia in me. Allora. Oh. Buonasera. Sei tu che mi hai lanciato contro il mostro? Direi di sì. Ok, con chi parliamo? Prima fatemi esplorare, esatto, gli angoli di questo nuovo luogo. Acqua sacra. Perfetto.
pietra dello spirito piccola. Vi ricordo che il nostro obiettivo è trovare Murashige, Murashime, Murashige, non mi ricordo più il suo nome. Allora, parliamo con lei. Ok. Come piacere di conoscermi, ma mi hai cercato di ammazzare. Anzi, ci sei riuscita per un bel po' di volte. Ci hai litigato, sì, per usare un eufemismo. Ok. Ottieni gesto scusa. Quindi devo scusarmi con il famiglio. Qua non c'è più nessuno. Ottieni gesto scusa. Menu gesti, opzioni. Fischia, oh no, provoca, minaccia, non va bene. Deluso, lascialo a me, inchinati. Ah ok, qua ci sono gli altri. Su, su, perché batti il 5, imploro da questa parte. Ciao, punta il dito in basso, punta il dito in alto. Dov'è, scusa? Me lo sono perso. Claudio, lascialo a me, perché batti il 5, imploro. Ma, non ho visto esattamente qual era di questi. Vabbè, devo scusarmi con te? Sì. E quale sarà? Sarà questo? Probabilmente tradotto male, localizzato male. No. Inchinati. Così forse? Forse inchinandomi è uguale? No, perché l'inchino ce l'avevamo già come gesture. Ah, ok. Ok, dovevamo inchinarci, va bene. E ora se riparlo con te, che mi dici? Sembra che tu l'abbia addolcito. Ma quindi spesso i gesti funzionano con chi non ha il dono della parola. Forte sta cosa. È un concetto che potresti trovare utile anche più avanti. Ok, interessante che questa feature, quella delle gesture, dei gesti, sia proprio importante da utilizzare anche in single player. Io credo che fossero utilizzare soprattutto per il PvP. Invece a quanto pare dovremmo sfruttarli anche nella nostra campagna principale, nella nostra storia con Sir William. Va bene, apriamo questa porta. Ma quindi il famiglio era quel ciclopetto lì? Abbiamo visto che i ciclopi riescono a trasformarsi, quindi è possibile che si sia trasformato in una chimera. Ok, ascensore. No, c'era qualcosa lì dietro, c'era un Kodama, l'ho visto. Torniamo su. Cavolo, devo esplorare prima. Ok, siamo all'interno del santuario, direi. Però prima di proseguire mi riprendo quel Kodama. Ok, eccolo qua. Movimento. Ah, possiamo trascinarla giù. La pedana, vabbè, questo ascensore. Ok, nuova area. Credevo che sconfiggendo il mostro avremmo finito la missione, invece a quanto pare no. Bene, meglio. Meglio. Quindi probabilmente quel boss su cui ho sclerato così tanto non era altro che l'antipasto a quello che potrebbe essere il vero nemico di quest'area. Ok, lì c'è un altare, molto bene. Direi che ci riusciremo però a fare a malapena un livellino. Perché abbiamo 10.314 Amrita. Vabbè, 574, sì. E ce ne volevano 10.000 per arrivare al livello successivo. Ok, dunque, continuiamo la specializzazione in destrezza. Anche se in realtà sfruttare la magia potrebbe non essere poi così male. No, do un altro punto ancora a destrezza. Cioè aumenta la vita, l'attacco con la nostra Kusarigama, la potenza dei ninjutsu e la capacità dei ninjutsu. Quindi ne possiamo portare uno in più, direi. Siamo a livello successivo, possiamo portare uno shuriken in più forse. Prepara jutsu. Questi sembrano sempre gli stessi. Proviamo a utilizzare i kunai. Abbiamo anche il brodo di galla. E il brodo di galla, perché no? Ok. Ok.
perfetto, va bene, proseguiamo. Dunque, di qua immagino che sia chiusa. Sì, sembra che qualche potere la tenga chiusa. Ok, d'accordo. Non abbiamo munizioni per l'arco. Oh! Ciao, gattone. Sì. Ok, anche qui il potere la tiene chiusa. Sembra esserci uno spazio decisamente ampio qui sotto. Sembrano delle specie di catacombe. Ok, queste armature. Oh, figlio de puta. Se avessi delle frecce ricambierei la gentilezza, ma purtroppo non le abbiamo. Allora, attenzione, questo non è un buon punto per combattere. Vieni tu qua. Ok. Bravissimo. E via. Perfetto. E mo? Te piacerebbe. Dai, sei debolissimo. Perfetto, abbiamo ottenuto anche un elisir. Ma queste armature, sì, si possono distruggere, ma abbiamo qualche vantaggio nel farlo? Probabilmente no. Ok. Molto affascinante anche in questa ambientazione comunque. Sempre avuto un certo feticismo per le catacombe, questi luoghi putridi, umidi e bui. Allora, forse possiamo scoprire dei ricordi da questo cadavere. Le porte sono tutte sigillate. Ok. Ah, tutto qua. Tutto qua, eh. Ehi, cannibale. Oh, cos'è? Cazzo, trappole, trappole, trappole. Porca vacca. Sono finito sopra un trappolone, eh. Ok, ci sono cascato. Ci sono cascato, ragazzi, ci sta. Voglio fare attenzione. Questo luogo sembra parecchio insidioso. Vabbè, non importa. Per fortuna non siamo morti troppo distanti. E tutto ciò che non ci uccide ci dà esperienza, per cui vieni qua. Per esempio adesso sappiamo come affrontare questi nemici senza perdere vita. Vieni di nuovo, cambiamo posa. Iniziamo a infierire un pochino di più. Perfetto, così li spacchiamo come si deve. Oh oh. E via. Ok. Dunque, dov'è la trappola? Devo aver premuto qualcosa. Questo fa molto Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Però io magari posso raggiungere quel tipo passando da qua. No, non ci sono i muri invisibili, vero? Anche se mi viene voglia di colpire tutto. Ma questa è sempre la scuola Dark Souls. È sempre quel retaggio lì. Oh oh. Per fortuna l'altro non mi ha visto. Credo. Vieni qua. Allora, facciamo attenzione a dove mettiamo i piedi e torniamo indietro. Dobbiamo recuperare assolutamente le nostre Amrita e il nostro spirito guardiano. Ok. Deve essere questa pedana qua? Temo di sì. Come faccio a evitarla se non c'è il tasto per saltare? Non posso, semplicemente. Via. Ok. Ok. Lì dentro deve esserci qualcosa di pazzesco. Dentro dove? Oddio, per un attimo ha laggato il gioco. Allora, cazzarola! E tu chi sei? Un mega samurai scheletro. Cazzo, questo è forte, ragazzi. Allora,
Però è lento, per cui mettiamoci la stance alta e colpiamolo. Ok. Vabbè, è molto lento per fortuna, però mi ha colpito lo stesso. Cazzo. Ok, niente male. Niente affatto male. Dobbiamo fare attenzione, siamo in una zona che non conosciamo. I nemici potrebbero essere veramente insidiosi. Pietra dello spirito. Ma sta pietra dello spirito? Un attimo, perché... Ah no, ok, le pietre dello spirito sono quelle che se rotte ci danno gli ambrita. 500 ambrita. Manco poche. Ok, teniamo a mente che c'era un'altra strada oltre a questa, ok, le armature, va bene, le abbiamo già affrontate. E comunque ci facciamo ammazzare lo stesso, giustamente. Arca vacca. Oh my god. Allora, riprendiamo un attimo il controllo della situazione. Allora, queste ce le evitiamo così, proprio alla grandissima. Via. Ok, restiamo qua. Perfetto. Ok. Forse meglio mettersi la stance media con questi a quattro zampe. Credo di sì. Perfetto. Mi piace molto la Kusarigama, ragazzi. Mi piace veramente molto come arma. La sto finalmente imparando a padroneggiare come si deve. E quindi sono contento. Però tant'è, qualche colpo me lo tirano sempre e lo stesso. Cazzo. Ok. Fatality. Via. A proposito, non abbiamo sbloccato nuove abilità. Non so nemmeno se possiamo in realtà, però guardiamo un attimo, abbiamo 3 punti samurai, quindi vediamo cosa possiamo fare con la nostra Kusarigama. Ah, qua bisogna ancora completare delle missioni. Questo l'abbiamo già sbloccato. E questi bonus passivi aumenta sia danni d'attacco che danni ki causati dalla falce della Kusarigama. Ah, però anche qui bisogna completare una missione. Niente, forse non possiamo fare niente. Ah no, possiamo sbloccare questo. Lancia il peso metallico del Kusarigama verso il nemico e lo avvicina. O ti avvicina a lui se è grosso. Ok. Va bene, sblocchiamola. Perfetto. Ok, perfetto. Proseguiamo. Qui ci dovrebbe essere l'armatura che ci ha pezzato prima insieme alle nostre spoglie mortali. Vieni qua. Mettiamoci in posizione difensiva. Ok. Ecco perché mi uccide. Perché fa questo attacco in cui abbassa l'arma. Uno pensa che sia il momento opportuno per colpire. In realtà, vedete, tira subito su. Ecco, esatto. E se ti prende in entrambi i modi, sei fottuto. Ok. Ora dovrebbe essere il momento buono. Via. È veramente lunga la portata della sua arma. Vabbè, sei morto. Però mi ha fatto utilizzare ben 3 Alisir. Chiunque minacci questa terra deve morire. Ok, siete spiriti protettori, armature guardiane. Penso di... Per un pelo. Ok, fai il bravo. Allora, bisogna fare attenzione. È un'area estremamente pericolosa. Proviamo a passare di qua. Ok, di qua secondo me ci ricongiungiamo. Qua c'è un Kodama intanto. Ho ricevuto il titolo scapestrato. Va bene. Oh cazzo, una trappola. Se ci fosse il fuoco amico potremmo sfruttare questa cosa comunque. Fatemi un po' provare. Vieni qua tu, panzone. Vabbè, ormai questi li facciamo fuori. Anche così. Però, vieni un attimo.
Allora, facciamo attenzione a non finirci noi, corri. Ok, non l'ha calpestato. Ok, sì sì, c'ha il fuoco amico, perfetto. Vabbè, non è poi così efficace. Passa, passa, passa di qua. No, no, non ne vale comunque la pena. Però poteva essere una bella tecnica di roleplay. Non ci credo, sono stato ucciso. Ragazzi, sto andando male. Sto andando veramente male. Mi sono gasato per aver battuto il boss, però adesso mi sto incastrando veramente in un punto anche piuttosto semplice. Però, però, nessun problema, perché so come ricongiungerci con le nostre spoglie mortali senza bisogno di fare tutta la strada che ho fatto adesso. Per cui, tutto sommato, non tutti i mali vengono per nuocere. Lo so che detta così sembra una paraculata, però ci sta a morire nelle nuove aree, perché ci permette di conoscerle meglio. Poi chiaramente sarebbe meglio non morire mai, però in giochi come questi morire è apprendere. Quindi tutto sommato, può anche andar bene. Allora, quindi evitiamo di andare da questa parte e passando di qua vediamo se ci ho imbroccato o se ho detto una vaccata. Ma non penso, sinceramente. Ok, tu vieni qua. Ok, perfetto. Ecco, lui dovrebbe essere il tizio che ci ha ammazzato. Infatti lì ci sono le nostre anime. Buono. Però facciamolo fuori. Via. Troppo impulsivo. Sempre troppo impulsivo. Dai, attacca. Bravissimo. Aia, mi sono incastrato come uno scemo. Via. Ok, morto. Perfetto. Droppano sempre gli elisir i demoni grossi, ho notato. Per cui vale la pena ucciderli. Molto bene, ragazzi. Abbiamo acquisito degli altri equipaggiamenti. Li vedrò dopo, però. Tra l'altro sono ancora vestito in modalità resistenza al fulmine, che è servita contro il boss. Però al prossimo altare potrei fare un cambio d'abito. Non è che i miei parametri difensivi si siano abbassati poi così tanto a discapito della protezione dal fulmine, però forse c'è qualcosa di meglio. Allora, ok, forse questo era il buon momento. Queste forse sono le ruote della missione secondaria. Le abbiamo già incontrate quelle faccine. Orokudama, mamma mia. E qua si fanno le porcate, ragazzi. Qui si spara lo sparabile. Ci divertiamo a fare i cecchini. Se avessimo un po' più di munizioni. Ne abbiamo solo una, per cui in realtà possiamo semplicemente attirare un avversario qua. Gli abbiamo comunque dimezzato la vita. Ora ci vieni a prendere? Sì, bravo, vieni qua. Da che parte? Ok. Non credo ci fosse solo lui. Penso che molte delle armature che vediamo lì sotto abbiano una vita propria, per cui vieni, vieni. Cos'è? Ti sei offeso? Oh, oh. Non facciamo troppo i furbi. Ok. Vabbè, dai, è morto. Benone. Freccia e un altro elisir. Perfetto. Vedete, i nemici grossi droppano sempre degli elisir. Anche perché in effetti abbiamo la benedizione del Kodama, che fa sì che i nemici ci lasciano il 10% delle volte degli elisir. Ok, un altro altare, buono. Buono.
Allora, dovremmo riuscire a farci un altro livellino. Perché per il livello successivo quante amrita sono necessarie? 10.500. Sì, ci facciamo un altro livellino. E lo diamo sempre a destrezza, ragazzi, sì. Voglio aumentare la destrezza, portarla a 20, questo sarà il nostro obiettivo. Nel frattempo chiaramente alzerò anche le altre caratteristiche. Per ora me ne sto di averla a 15. Si passa a livello successivo, perfetto. Vedete, la nostra benedizione Kodama è quella del guaritore. Ah, ok, aumenta del 20% il rilascio di un elisir. Ecco perché ce ne droppano così tanti. Abbiamo trovato ben 4 Kodama che possono fornirci la benedizione del guaritore. Ottimo. Ottimo. Però in quest'area ne abbiamo trovati 3 su 8. Quindi forse ce ne siamo lasciati sfuggire qualcuno. Vediamo. Ok, quell'armatura io sono sicuro che sia viva, sapete? Ma proprio sicuro? Infatti. Via. Ah. Vabbè, vabbè. Va bene morire qua. Si può fare, lo accetto. Siamo a 2 centimetri dall'altare, per cui... Ok. Va bene, riprendiamoci tutto. E facciamo attenzione, devo capire bene come affrontarle. Ok, un colpo così. E vabbè, e qua ho fatto una stronzata, perché è bello che lo sapevo. Ah, che stupido. Allora, ta, ta. Poi, ti tiro un colpo senza troppa fretta. Ok, fai anche una spazzata di lato. Stavolta però... sono forti e seppur lente abbastanza imprevedibili. Ok. Ok, qua c'è un altro Kodama. Torna al santuario, piccoletto. Anche quella è viva. Si riconoscono, ragazzi, perché mentre queste sono più giallognole, illuminate dalla luce, queste qua si vedono che... si vede che le texture sono più definite. Ecco, infatti. Via! No, eh. Ok, proviamo un'altra strategia. Esatto, ok, va bene. Bene, bene, ok. Ok, non c'è il tempo di schivare all'indietro, quindi la cosa migliore da fare è parare dopo averle colpite. Qua cosa c'è? Il ramo di Morogi. Ok, il ramo di Morogi cosa fa più? Ramo di Morogi ti permette di lasciare una missione e tornare al punto iniziale senza perdere amrita. Ok. Vieni. Ok. Munizioni fucile a scoppio, buono. Allora, abbiamo un bivio. Potremmo esplorare prima qua. O di qua si va avanti. Forse di qua si va avanti. Caspita. Potrebbe essere più complessa del previsto quest'area. Vediamo un pochino. Ok, questo era quello a cui avevamo sparato in testa prima dall'alto, che giustamente è respawnato. Allora, io userei un po' lo squalo, perché se no lo usiamo solo contro i boss e non va bene, tanto vale usarlo anche qua che è pieno di nemici. O no? Ok. Se no poi alla fine ci ritroviamo ad avere lo spirito guardiano sempre pieno e a non sfruttarlo mai. Invece ogni tanto, specie quando anche i nemici casuali sono forti, vale la pena utilizzarlo. Qua cosa c'è? Uno stronzetto armato di lancia. Veloce. Ok, va bene, sei finitissimo.
Perfetto, dovrei usare di più l'abilità, l'abilità che abbiamo appreso. Com'era che si faceva? Con un quadrato? Sì, lo attiriamo verso di noi. Ok. Di qua forse sblocchiamo uno shortcut. No, sempre il potere che la tiene chiusa. Poi cosa sarà sto potere? Chi è che... chi è che ci ha aggrato? Oh, qualcuno da... ah, sei tu forse? No. O hai finito le bombe o non eri tu. Ciao carissimo. Oh porca vacca. Infame, questa non me l'avevi mai fatta, eh? Ah, stronzone, oh. Pensate... oh, oh, oh. Calma. Tatte buono. Via. Ok. Cazzo, ho finito la stamina. Che errore da principiante. Sono bloccato. Ero incastrato, porca vacca. Mi sono incastrato, maledizione. Ah. Che brutto morire così. Morire per le barriere architettoniche del gioco è uno dei modi peggiori per farlo. Ah, però le statue non respawnano. Ah, vabbè, allora. Basta saperlo. Le statue che distruggiamo non respawnano. Ottimo. Ah, vabbè, allora siamo già di nuovo qua. Perfetto, perfetto, meno male. Vieni. È molto scomoda quest'area dove... per combattere. È decisamente molto scomoda. Perché è stretta, è piena di barriere architettoniche. Ok, vedete che abbiamo... aumentato la capacità delle... della nostra magia. Adesso possiamo portare... ah no, no, sto dicendo una scemata. Sto dicendo che potevamo portare tre amuleti dell'acqua. Invece no, i tre amuleti sono quelli che abbiamo trovato. Non sono quelli che abbiamo, per così dire, craftato tramite la magia. Oh, è rotto il cazzo però. Ok. Amuleto del viaggiatore, buono. E allora bisognava andare proprio di là. Per forza. Anche se c'è una strada anche qui, eh. Oh mio Dio. Quant'è vasta quest'area, ragazzi? Più che altro quant'è intricata. Non ci provare nemmeno. Oh, quello era quello che ci lanciava le bombe da sopra. Che allora molto probabilmente era proprio questo tipo qua. Ok, quindi hanno una capacità limitata di oggetti anche loro. Perché ce ne lanciate solo tre. Se l'avesse avuta infinita avrebbe continuato a colpirci. Invece non l'ha fatto. Buono. Dunque io temo che di lì si vada avanti. Per cui torniamo indietro ed esploriamo da questa parte. Cazzo. Allora no. No 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 no. Bisogna far fuori prima di tutti lui, perché è quello che più rompe il cazzo. Ok. Buono così. Tu. Tac. Tac. Ok. No, che stupido. Ah, errori. Errori madornali. Allora, tac. Ok. Perfetto. Perfetto. No! Eppure ho premuto L1. Ah, avevo finito la stance. Porca vacca. Sì, la stance. La stamina. Però vale la pena farle fuori dal momento in cui abbiamo scoperto che non respawnano. Quante volte ho detto vale la pena?
E anche perché ci danno delle informazioni. La mia anima veglierà questa terra per l'eternità. Sì, queste armature fondamentalmente stanno solo facendo il loro lavoro. Stanno proteggendo questo luogo. Oh cazzo! Una di queste era vera, bella. Via. Ah! Porca troia. Ok. Ok. Però quella di ritorno mi becca sempre. Sprecando troppi elisir. Ok. Ah, basta scartare di lato comunque. Basta scartare di lato. Senza bisogno per forza di mettersi in parata. Ok, abbiamo una ciocca di giovane ninja che ci permette di ottenere dei punti abilità. E qua c'è la tomba di qualcuno. Livello 19. Fatto a pezzi da Nurikabe per il suo atteggiamento amichevole. Vabbè dai, affrontiamolo. Affrontiamo il redivivo. Subito così aggressivo, parti. Aia. Mi ha chiuso all'angolo. Complimenti. Vieni. Perfetto. Facciamo una bella fatality. E muori. Bene, anche questo è andato. Allora, noi però dobbiamo proseguire, ragazzi. Prima di chiudere il video vorrei capire A, qual è il potere che tiene chiuse queste porte, e B, se c'è un'uscita da queste catacombe. Altre Kaiyaku Dama che devo iniziare a sfruttare. Iniziamo a sfruttare anche un po' gli oggetti, va. Qua dove si va? Qua si torna all'altare. Forse. Forse no. Si va in una nuova area ancora. Rimuovi il talismano. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Ok, di qua si torna all'altare. No. Ah no, di qua abbiamo sbloccato uno shortcut. Ma per dove? Andiamo un attimo. Una fonte termale, ottimo. Cioè, in realtà forse non vale la pena calarci adesso. La sorgente termale non... abbiamo ancora abbastanza vita. Però sappiamo che qui c'è. Perfetto. Perfetto, allora, per andare avanti dovremo necessariamente... Tanto ammazzo. Ci dovrebbe essere un mostrillo ancora vivo qua. Ah, qua c'è ancora un'armatura. Ah no, è di quelle... Ok. Ok, il bombarolo è tornato su? Ma non è che allora alcuni nemici respawnano dopo un po' di tempo? Errore! Via! Non c'è il fuoco amico, peccato! Cazzo! Ok! Perfetto. Adesso andiamo, torniamo a far fuori quello lì, che tanto è esattamente la strada che dobbiamo percorrere per andare avanti. Quello lì è tornato sopra, è tornato in posizione. Va bene. Adesso lo ributteremo giù molto probabilmente, però... Eccoti qua. Vabbè, sei già morto. Ok, quindi da questa parte. Va bene. Da questa parte, lì c'è un'armatura viva, la vedo già. Allora, facciamo una cosa. Perfetto. E via. Questo è sfruttare gli oggetti. Ho servito l'imperatore, ma ora mi sono liberato di queste spoglie mortali. Sì, sì, sono assolutamente... innocenti. Cioè, innocenti... stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Ok.
sono estremamente fragili al fuoco. Quindi propongo di giocare un po' di strategia e prenderci. Ah, ce l'abbiamo già il buff per il fuoco, l'amuleto del fuoco, solo che ce ne abbiamo solo uno. Una trappola. Cazzo. Ok. Di nuovo quel rospo. Allora. Facciamo le cose come si deve. Io questo lo voglio ammazzare perché sono sicuro che mi dà qualcosa di fico, per cui sono anche ben contento di sprecarmi lo squalo per farlo. Ok. Tanto qua c'era un altro nemico tosto, per cui... Wow! Piano, piano! Via! Via! Finito l'assenso! Cazzo! Cretino! Cretino che sono! Cretino! Va bene ragazzi, io direi di terminare questo video qua. No problem. E... Adesso vado a riprendermi tutto. Nel prossimo, cioè adesso, nel prossimo andrò a riprendermi tutto. Tanto abbiamo comunque sbloccato la sorgente termale e un po' di cosette fighe. E intanto so la strada per andare avanti. Ora senza armature dovrebbe essere tutto più facile. Per cui al prossimo video ragazzi e Dereshi.